a proposito di videogiochi, mi collego subito all'appuntamento con Panini Comics perché vedo che Dave ha un fumetto di Warhammer. Mamma mia, Warhammer 40.000, Marneus Calgar, questo qui praticamente è un volume bellissimo che parla ovviamente di Marneus Calgar, che era il maestro degli Ultramarine, che porta i suoi Space Marine a combattere nello spazio contro le minacce dell'universo di Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 è un universo che infinito. Assolutamente sì, parte dal gioco di ruolo, poi arriva anche sui videogiochi, fumetti e quant'altro. Ah, conoscevo quella parte assolutamente, lì. Quindi tu hai già giocato, tanti anche tu. Star Quest a Fantasy, casa. Sì? Ma no, io diciamo che anche questo ambito spaziale è bellissimo. Tra l'altro qui ci sono anche delle vecchie glorie dell'universo di Warhammer 40.000, ma è consigliato soprattutto ai più giovani, anche quelli che si vogliono diciamo introdurre in questo universo, anche molto splatterone, sì. Perché ci sono budellazze che vanno da tutte le parti, e soprattutto ti spiega esattamente il percorso per diventare un ultramarine. Beh, quindi non vorrebbe domani fai da te assolutamente andare nello spazio e diventare un bel ultramarine. No. Se quello è splatter, questo lo è di più, è inchiostro rosso a manetta su ogni pagina, il titolo sembra impronunciabile ma in realtà non lo è perché ricorda tante cose. Berserk, che ha due particolarità. Il primo è la fascetta e la faccia del protagonista è Keanu Reeves. Ecco, ciao Keanu, che segue sempre che sono venuti a sì, sì, non vi commenta nei commenti, è uno pseudonimo perché sennò sarebbe tutti capire chi è nei commenti. Esatto. Allora, secondo la mitologia nordica, i Berserk erano guerriere seta di sangue che si caricavano prima della battaglia. Qui invece il Berserk di turno in realtà è una specie di semidio, è un Highlander che viaggia attraverso i tempi, è sempre setato di sangue, di vendetta, e che lavora per gli Stati Uniti d'America. Scritto e pensato, quindi ideato e poi scritto anche da Keanu Reeves, quindi insomma vedi che allora qualcosa da leggere. Ti piace.